Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono felicissima di fare questo video perché finalmente io e Jimmy abbiamo trovato una sorta di direzione nella nostra vita in questo momento, più o meno, per il momento. Diciamo che questi ultimi mesi sono stati abbastanza tumultuosi quanto riguarda decisioni e direzioni da prendere nella nostra vita. Vi voglio portare attraverso tutto il processo, cioè non vi voglio dire adesso cosa abbiamo deciso di fare, ma voglio raccontarvi tutto e rendervi partecipi di tutti i cambiamenti di direzione che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 mesi, principalmente perché penso che su Instagram, o comunque sempre quando si guarda gli altri, si tende sempre a dire ok, ora faccio questo, ora ho deciso di fare questo, senza dare troppa importanza a tutto il percorso, a tutto il processo che ha portato a quella decisione finale. E secondo me quella parte è molto più importante perché è quella che viviamo tutti. Il risultato finale è molto soggettivo, però il percorso, le difficoltà, le indecisioni, i dubbi sono magari più condivisibili. Quindi vi voglio raccontare tutto quello che è successo in questi mesi, quindi sarà lungo, e dirvi anche che direzione abbiamo deciso di prendere. Quindi andiamo al sodo perché ne ho da dire. Verso febbraio-marzo, quando ho incominciato a sentire un pochino di insofferenza. Ero insofferente principalmente verso questa casa. Io vivo e lavoro qui, solo che la parte del vivere, ancora, cioè mangio, dormo, ok, è funzionale. Ma nella parte del lavorare mi sentivo veramente limitata, perché qui mi è molto difficile creare dei contenuti, che è parte del mio lavoro, quindi fare video di esercizi fitness, fare video di ricette, e non solo, anche la quantità di stimoli che questa casa mi riesce a dare è veramente limitata, perché appunto è una casa. E quindi ho incominciato veramente a soffrire, tanto che ho incominciato a chiedermi, ma io devo veramente, cioè, cosa mi tiene legata qui? Io e Jimmy sappiamo di essere in questa casa in via transitoria, cioè noi non abbiamo intenzione di vivere qua per la vita, abbiamo in progetto Cavecchia, quindi sappiamo che questa situazione è un momento. E ho incominciato anche ad ampliare questo discorso a Milano. Ho detto, ma anche a Milano, cioè effettivamente, cosa mi sta dando? Tante opportunità dal punto di vista lavorativo, ma ho incominciato anche a chiedermi, ma potrei fare lo stesso lavoro andando lontano, andando via? Perché io ho questa tendenza che quando un ambiente non mi stimola più, non mi dà più nulla, sento che mi sento sofferente, la mia reazione è scappare. C'è poco da fare, questa è la mia reazione. Sono cresciuta così, ho cambiato casa ogni 3 anni, quindi quando un posto non mi dà più, io tiro su tutto e cambio vita. Quindi la mia reazione a febbraio-marzo è stata quella. Dopo averla ponderata un pochino, dovevo dirla a Jimmy, e gliel'ho detto. E qui c'è la clip di quando gliel'ho detto. Ma se ti dicessi una cosa? Oddio, cosa? Ho fatto un pensiero. Hai fatto un pensiero. Voglio sapere la tua opinione al riguardo. Andiamo un mese a vivere a New York, ti prego. In che senso? Ok, aspetta. Allora, visto che è marzo, abbiamo in programma di fare quel mese, due, fuori, in giro, video, eccetera. Che sarà maggio, giugno. Poi tutti gli spostamenti. Maggio, giugno. Fammi parlare. Giugno, giugno. Oddio, ah, allora, c'è Ruzzo? Devo parlare o non parla lo so? Bene, allora, non sbiascicare. Luglio, Donoratico. Agosto, Donoratico e Porto Venere.
secondo me qui poi non passeremo tanto tempo. Quindi la mia proposta è: diamo la disdetta di qua, stiamo homeless, senza casa, facciamo aspetta, piano, facciamo il trasloco a Padova, piano piano, il tempo che comunque ci dà, si può prendere un furgone e farlo tutto in una volta, però tendenzialmente potremmo lasciare casa qui e poi da settembre decidere, e io ho pensato che sarebbe bello provare a trasferirsi almeno 6 mesi in Spagna. No, 6 mesi è troppo. Beh. Però mi piace! Davvero? Non è male come idea! Davvero? Però non 6 mesi! Vabbè, ok, voglio andiamo cambiare. Mese per... Sì, sì, bello! Si può fare mese per mese, cioè andiamo io, due te, mesi, Luna, tranquilli, con le nostre valigie. È che secondo me Cavecchia, tra una cosa e l'altra, capiterà in un momento della nostra vita in cui vorremmo fermarci, perché non sarà pronta quest'anno, non sarà pronta l'anno prossimo, tra una cosa e l'altra, probabilmente è pronta fra un anno e mezzo, ok? Tra una cosa e l'altra. Probabilmente fra un anno e mezzo saremo anche pronti a stabilirci, matrimonio, figli, eventualmente. Corriere! Bravo, corriere, grazie! È UPS. Sì, scendo dal quinto però. Mi ci vuole un po' di tempo, arrivo. Non ci credo, ragazzi, pensavo di mandarli in crisi, perché Jimmy in realtà è uno che gli piace avere stabilità, anche a me, però io sono abituata a viaggiare, cambiare casa ogni 3 anni e più o meno questo è il terzo anno effettivo, senza contare quello che ho fatto in giro tra 2020 e 2021 a Milano, e già, cioè, mi sta stretta, perché comunque non viviamo la vita milanese, non... Noi siamo, anche Jimmy è uno che vuole viaggiare, però comunque avere le sue, non lo so, insomma, sentivo questa cosa di voler cambiare, e seppur io voglio cambiare casa, voglio cambiare ambiente, voglio cambiare città, voglio nuovi stimoli, Jimmy e Luna sono le mie costanti, e quindi per me era molto importante questo confronto. Ho voluto filmarlo per vedere, sapere la sua reazione. Come avete visto, la reazione di Jimmy è stata super propositiva e a mio avviso anche un pochino inaspettata, non me l'aspettavo, quindi sono super contenta di avere accanto una persona che capisce i miei bisogni, e ovviamente non è che mi dice sì a tutto, però anche lui sentiva un pochino questa insofferenza, questa precarietà, e quindi ha detto perché no. Quindi abbiamo dato la disdetta della casa. Vai. È definitivo? Vai, non ci pensare. Hai deciso? Non ci pensare, vai, certo ho deciso. Ok. Yuhuu! Casa ti abbiamo voluto bene, ma non ciao, quanto casa! Basta. Ciao. Ciao. Ecco, dopo finita la campagna, ora c'è da sgomberare questa. Contenta? Quindi a fine marzo abbiamo dato la disdetta della casa, adesso abbiamo più o meno 6 mesi, anche se in realtà al proprietario abbiamo detto che eravamo già pronti a lasciarla i primi di giugno. Quindi, nuovo progetto di vita, prendiamo da settembre, andiamo a vivere all'estero, tendenzialmente la Spagna, perché mi dà un sacco di stimoli, perché è mare, è divertimento, è sole, posso fare un sacco di cose. Però in questi mesi, più che ne parliamo e più le dinamiche della vita ci portano verso altre consapevolezze, ci incominciamo a dire certo che ora che è aperto l'azienda, 7 aprile, sarà un po' difficile riuscire a gestirla dall'estero. Sì. E poi, certo che se da settembre ricominciano le attività su Milano, soprattutto magari in loco, insomma, la Spagna non è lontana, però comunque è più difficile da gestire tutto con gli aerei, eccetera. No, queste cose magari ce le dicevamo, però stavo, non dico zitti, però provavamo a trovare anche delle soluzioni. E poi una cosa che a me veramente ha incominciato a dispiacere è che in questi ultimi mesi
ci siamo circondati di tante nuove amicizie con cui abbiamo veramente creato un bel rapporto. E sinceramente mi dispiaceva molto lasciarle, perché io lo so, nel momento in cui lasci una città soprattutto, e già ci vediamo pochi, cioè ci vediamo solo nei weekend perché tutti durante la settimana lavorano, poi limitare anche quelle uscite a una volta al mese, se non anche una volta ogni 2 mesi, sentirsi e basta, avrebbe veramente affievolito i rapporti e mi sarebbe veramente tanto dispiaciuto. La faccio breve, che tanto però breve non è, fatto sta che dentro di noi qualche dubbio iniziava a porsi, però avevamo deciso di fare questa cosa, eccetera. Solo che, appunto, una delle cose principali che abbiamo detto, non possiamo lasciare totalmente Milano perché il lavoro è importante, qui bisogna sempre avere un appoggio, cerchiamo un piede a terra. Quindi l'idea era quella di trovare una mini realtà, un mini appartamento, una cosa per avere veramente un mini appoggio su Milano e poi essere liberi da settembre, viaggiare, eccetera. Quindi cominciamo a cercare, ma la ricerca risulta veramente difficile. In realtà la ricerca si è spostata molto sui loft. Su Milano sono molto popolari, sono questi grandi open space, perché ho pensato che comunque sì, voglio un piede a terra a Milano, ma comunque mi piacerebbe un luogo dove posso anche creare contenuti, avere una luce giusta, cioè non voglio la casa degli anni 70, buia, gialla. Quindi avevo anche le mie pretese. quindi cerca, ma non troviamo nulla a... cioè troviamo tutto comunque allo stesso prezzo che paghiamo ora, quindi già lì. Poi cosa è successo? L'altro giorno, ma è una roba veramente recentissima, l'altro giorno andiamo a vedere questi loft e a un certo punto il signore che ce li fa vedere ci fa: vabbè, sentite, io vi faccio vedere anche questo enorme, gigante, fuori dal vostro budget, ma ve lo faccio vedere. Entriamo, ragazzi, uno spazio spettacolare. Là lì lui incomincia, cioè io e noi incominciamo a dire: sì, però peccato perché è troppo costoso, fuori budget, fuori misura, non va bene. E lui lancia l'amo e fa: ragazzi, qui dovete fare un po' di economia, dovete diventare un po' imprenditori di voi stessi e magari subaffittare o fare delle cose. Lì per lì siamo rimasti un po' tipo: sì, vabbè, abbiamo altre cose da fare, grazie. Poi però ho cominciato a pensare e... con l'azienda, e ve ne parlerò prestissimo perché voglio che ci sia anche la Vale, ma veramente uno dei prossimi video vi parleremo di tutto quello che vogliamo fare con l'azienda, come si chiama, il progetto, eccetera. Ma abbiamo pensato che potrebbe essere veramente tanto tanto bello avere uno spazio nostro, non solo ufficio, ma anche dove poter organizzare delle cose in loco, me ne posso parlare, però organizzare delle cose. E quindi abbiamo pensato: ma perché non uniamo questa cosa dell'azienda, cioè dell'organizzazione di qualcosa, al tuo bisogno di trovare una casa? E quindi lì io ho cominciato a pensare, ho detto: cazzo, è una figata, perché io negli ultimi mesi sono stata un po' sofferente, perché io vorrei essere a Cavecchia, cioè io sono proiettata 3 anni avanti, perché più o meno Cavecchia ci impiegherà quegli anni lì, ragazzi. Cioè, è inutile prendersi in giro, ma non è un progetto che sarà pronto domani, sarà pronto fra anni. E va bene, solo che io ora sto vivendo con la testa lì. E a me non va bene, cioè non mi va bene vivere adesso con la testa proiettata 3 anni avanti. Cioè, ma io cosa faccio adesso? Aspetto? Cioè, mi sento in un limbo, mi sono sentita per quest'ultimo mesi in un limbo, perché continuo ad aspettare, a dire: sì, sa questo, quest'altro, però ora mi sento piantata qua, però nel frattempo mi porto avanti, mi creo l'azienda, eccetera. Quindi c'era qualcosa che stonava, che però, cioè, secondo me è tutto che alla fine va a lavorare insieme, perché dentro di me, il giorno in cui tutto questo è successo, è stata proprio una bomba nel mio cervello che mi ha mandata in crisi, perché io avevo una direzione: a settembre prendi, parti, fai questo, fai quell'altro. Da un momento all'altro questa mia direzione si è totalmente sgretolata,
è apparsa questa nuova direzione. Solo che, cioè, anch'io sono lì che dico, sì, abbiamo dato una tre, cioè, tu hai deciso una cosa, vai. Però no, cioè, io sono felice di avere questa mentalità aperta, e più o meno, cioè, ci ho impiegato un giorno di destabilizzazione, però poi ci sono arrivata, in cui ho detto, ok, si è aperta questa nuova possibilità, mi piace, perché potrei fare già da adesso una piccola versione, un test, possiamo chiamarlo, di quello che potrà essere in futuro che vecchia, e farlo ora. E quindi nel giro di un giorno abbiamo nuovamente cambiato il progetto di vita, e sarò sincera, ha molto più senso ora, cioè aver aperto un'azienda e poi a settembre partire, cioè avevo proprio questo desiderio di evadere, che però sarebbe stato difficoltà su difficoltà in più, ma soprattutto, e me l'ero detto, ho detto, ma rischio di andare sì in Spagna, ma ritrovarmi comunque in quattro mura, una casa con un letto e una cucina, quindi ritrovarmi là con una situazione uguale a questa, allora a sto punto perché la fatica. Quindi comunque c'erano tanti dubbi, però uno quando alla fine decide fa, vabbè, ci si prova. Però vabbè, a parte questo, giornata di destabilizzazione, dove ho visto praticamente il nostro progetto crollare e ricrearsi tutta un'altra forma, e basta. Ora abbiamo deciso così, quindi adesso siamo alla ricerca di un loft che sia uno spazio dove è possibile fare delle cose con la nostra azienda e allo stesso tempo avere anche una piccola zona dove è possibile dormire. Ce ne sono, più o meno, siamo in fase di ricerca, e sarà molto divertente perché in realtà questi loft sono praticamente vuoti, quindi non c'è la cucina, non c'è nulla, e quindi sarà anche molto divertente, più o meno, inventarsi, cioè crearli da zero, e voglio portarvi con me anche in tutto questo, e basta. Tendenzialmente questo è tutto quello che è successo. Sono molto felice quindi di rimanere a Milano, e la prima sensazione che ho avuto da quando l'abbiamo deciso è stabilità. Sono pronta a mettere radici, anche se sono in affitto e non in una casa mia di proprietà, ma voglio veramente impegnarmi, perché forse quello che non ho fatto finora, a provare a sentirmi a casa qui. Mi sto circondando di tante amicizie belle che voglio coltivare, che voglio tenere strette, e deve venire anche un pochino più da me questa voglia di rimanere qui e non essere sempre un po' in giro, un po' di qua, un po' precaria, sentirmi di passaggio. Ed è questa una sensazione con cui io ho vissuto tutta la vita, mi sono sentita di passaggio ovunque, perché era così, cioè l'università, sapevo che stavo a Piacenza qualche anno, tutte le altre città in cui ho vissuto, sapevo che ero comunque di passaggio, che non sarei rimasta lì. È difficile per me da debellare questa sensazione e anche questo desiderio di scappare a non appena sento che questo posto non mi appartiene. È un lavoro che devo fare su me stessa, e secondo me questa nuova prospettiva e direzione mi aiuterà. Sono felice perché stiamo cercando un posto che sarà uno stimolo continuo, che non è soltanto un letto e una cucina, ma c'è tanto di più, e penso di essere un po' nata per questo, perché è la direzione che voglio che prenda Cavecchia, e quindi vedere che ora sono riuscita ad arrivare a ottenere questo già ora, cioè significa proprio che è parte di me. Anche magari inconsapevolmente, però ci sono arrivata in qualche modo, i casi della vita, perché è stato un caso che quel signore non solo ci portasse lì, ma anche dicesse questa cosa che ha acceso la lampadina, ma penso che i casi della vita sono quelli che ci portano avanti nella vita. Quindi rimaniamo a Milano super carichi di portare avanti l'attività dell'azienda, e sono veramente felice. Veramente, veramente felice di tutto questo. E
così che basta. Non dobbiamo fare un trasloco, perché cioè, pensavo di fare un trasloco questo mese, guardate. Volevo morire. Basta, quindi ora siamo alla ricerca di questo loft e non vedo l'ora di raccontarvi tutto quello che abbiamo in mente di fare con... Non vi posso dire il nome ancora, ma ve lo dico al prossimo video dell'azienda, perché voglio che ci sia la Vale, che così ne parliamo tutti insieme. E basta, ho voluto fare questo video per rendervi partecipe, come vi dicevo all'inizio, di tutto un processo, di tutti i cambiamenti, di tutti i problemi, le seghe mentali che uno si fa per trovare una direzione. Non è un percorso lineare, non è che uno decide di fare una cosa e quindi poi deve fare solo quella, per forza, cioè come se fosse scritto sulla pietra. Hai deciso di fare una cosa, bene, incomincia a lavorare verso di quella, poi se arrivano delle cose durante la tua vita che ti fanno cambiare anche totalmente direzione, accoglile, cerca di capire qual è la direzione che preferisci e poi ricomincia. Cambiare idea, per me, l'avete visto in ogni salsa e ho voluto anche condividere questo aspetto, perché avrei potuto benissimo dirvi decidiamo di cambiare casa, andiamo a vivere in un loft, faremo anche delle cose con l'azienda, yuppidu, cioè video brevissimo, fate in 3 minuti, neanche 30 secondi, a posto. Invece ho voluto proprio raccontarvi tutto il processo e tutta la mia pazzia. Però va bene, se non sono pazzi non li vogliamo. E basta, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato anche un pochino motivante. Noi ci vediamo nei prossimi video con tantissime novità, anche perché se veramente dobbiamo rinnovare tutto un loft, cioè vi immaginate la quantità di cose che possiamo decidere di fare. Ci divertiremo da morire. Yes. E poi chi lo sa, magari in questo loft vi potremo incontrare, ci potremo incontrare. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, quello con l'azienda, l'annuncio della spiegazione di tutto il libro, insomma ne ho tantissime da fare, ma non ho fatto ancora una, ma va benissimo, e basta.